Fiera importantissima, ovviamente arrivano tutti, è un'occasione di incontro per rivedere sempre più grandi i nostri clienti, perché qui comunque vengono e vengono, diciamo, a rincontrare tutti i loro fornitori internazionali. Non poteva mancare una grande realtà come la Giuliano Tartufi, azienda umbra di Pietralunga, tra le più quotate a livello internazionale per la lavorazione e commercializzazione del tartufo, alla 22esima edizione di Cibus, il Salone Internazionale dell'Alimentazione che si svolge a Parma, evento di riferimento a livello mondiale dell'agroalimentare italiano, a cui quest'anno hanno partecipato oltre 3.000 brand. In particolare, l'azienda fondata e guidata dall'esperto di tartufi Giuliano Martinelli e gli stesso appassionato cercatore ha preso parte all'evento con un grande stand dove clienti, professionisti e società del settore hanno potuto visionare la vasta gamma di prodotti realizzati dalla Giuliano Tartufi, ma anche degustare piatti a base del pregiato fungo e approfondire la loro conoscenza sulla trifola. È stato quindi lo stesso Martinelli a fare il punto con il pubblico sulla nuova stagione tartuficola. Se fa come sta facendo adesso, i tartufi arrivano, piove, viene il sole, piove. Questa è la vecchia storia che raccontiamo sempre, che è come il tuo orto, no? Lo annaffi, poi hai bisogno di sole, poi lo riannaffi. Se dura così, i tartufi sotto già ci sono, sulle tartufaie coltivate li vediamo, non li andiamo a prendere. E, insomma, in alcune regioni già è aperta e ci abbiamo ottimi risultati e buone quantità, ancora purtroppo non è maturo, diciamo che la fetta è abbastanza chiara. E consiglio comunque ai clienti e agli amici di aspettare almeno altri 20-30 giorni.